Bentornata in studio, siamo con Maria Marino, stiamo vedendo la preparazione di questa magnifica ricetta, quadrucci all'uovo con patate e salsicce. Veramente siamo nel rush finale e questa è un'operazione che mi interessa molto perché Maria ci farà questa ricetta in una maniera particolare, praticamente farà un risottato tra virgolette, nel senso che farà cucinare la pasta all'interno della pentola dove ha già fatto il soffritto, pomodoro, cipolla, olio, poi ha aggiunto la salsiccia e tirata fuori dal budello, salsiccia a punta di coltello, poi ci ha messo dentro le patate con un po' di brodo, sta portando avanti la cottura delle patate, ha preparato la pasta che è bella stesa, Franco, sì. Riusciamo a farla vedere questa magnifica sfoglia preparata veramente in men che non si dica, i tempi li stiamo proprio rispettando completamente, quindi quello che vedete è quello che sta realmente in accadendo in studio. Adesso procedi, cara. Sì, adesso con la rotellina, sì. Oppure per chi non la dovesse avere, un semplice coltello. Andiamo a fare così, in modo molto casuale, sì. Delle strisce. Perché non devono essere necessariamente tutti di... Ok. Le dimensioni le scegliamo noi. Ecco. Questo è divertente. Sì. Sì, magari se ci sono dei bambini si possono anche, visto che non è necessario che abbiano tutti la stessa forma, magari possiamo far divertire i nostri bambini su questa ricetta qua, no? Su sì, questo passaggio, non questo la ricetta. Questo passaggio. Ecco. Ok. Ne è venuta fuori tanta, eh? Adesso eh sì. Mi sembrava strano, 200 grammi, 4 persone, no? Come quantità, in ovviamente, una pasta normale. Ovviamente poi dipende dall'appetito che abbiamo. Io un po' mi sono regolata per i miei familiari. Ecco. Ecco. Ma che bella che è. Ci aiutiamo sempre con un po' di semola. Non vedo l'ora di vedere la mantecatura, guarda, perché ecco. Con la pasta io ho sempre timore che si scuocia, che vada oltre, che magari non c'è la combinazione corretta tra il condimento e la cottura della pasta. Col riso no, io lo trovo molto più semplice fare un risotto, ma con la pasta ho sempre timore di sbagliare qualcosa, Maria. Ma forse perché con il riso per i tempi più lunghi di cottura? No, io sono molto le ricette che preparo a questa maniera, con proprio risottando, cucinando la pasta nella stessa pentola, tipo la pasta con le zucchine. Beh, io lo faccio alla fine generalmente, quando faccio fare gli ultimi minuti di cottura della pasta, generalmente li faccio così, anche perché mi rendo conto che la pasta ha completamente un altro sapore ti assicuro che preparandola direttamente nella pentola noterai ancora di più la differenza. Certo, perché la pasta si insaporisce. Ci proverò. Intanto noi ci andiamo ad aggiungere il sale che non avevamo messo. Quindi il brodo non è salato? No. Ecco, è questo conveniente, è importante. Ecco, conviene sempre non salare il brodo vegetale. E farlo sempre alla fine. A secondo sì, poi della preparazione che noi decidiamo di usare, allora ci regoliamo di conseguenza. È sempre meglio avere un brodo vegetale neutro che possa essere arricchito eventualmente di sale. Il sale lo dosiamo un po' per volta in modo tale che quando poi andremo a mettere la pasta ci regoliamo di conseguenza. E una cosa che non avevamo detto magari all'inizio, teniamo presente che dobbiamo aggiungere anche del pecorino, non parmigiano. Uh-huh. Io uso il pecorino romano e quindi anche un tono anche più quello sapido. È un po' più sapore, certo. Ecco. Allora, siamo a pronti? A questo punto sì, possiamo inserire la pasta. Ok.
Che profumo che si sente, ottimo profumino. Naturalmente aggiungiamo, c'è sempre il brodo. Sì, sì, e man mano che cuoce, avremo, la mettiamo tutta perché non mi sembra proprio il caso di tralasciare niente. No, 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 va benissimo. Ecco, aggiungiamo un pochino di brodo in modo tale che diamo alla pasta la possibilità di cuocere. Io pulisco il cucchiaio e vado ad assaggiare per regolarmi il sale che abbiamo messo. Un buono chef assaggia sempre qualsiasi cosa prepara. E vi posso assicurare che è buonissima. Sì, l'hai detto con... L'hai detto, no Franco, l'ha detto con un'aria talmente tanto sì, sì, soddisfatta che secondo me è davvero molto buona. No, perché uno dice, beh, vabbè, in televisione è ovvio che si dica, l'ha fatta lei, io... un altro. Invece no, vi posso garantire che poi queste pietanze vengono assaggiate da tutti in studio, quindi è giusto, Maria, ma anche Gaia, no? Ci tengono a fare sì, in modo sì, che e ci mancherebbe, venga fatto per bene, non solo e ci mancherebbe per la televisione, diciamo così, no? Però no, io vi garantisco che se voi sentiste l'odore che sento io in questo momento, avreste voglia di mangiare pasta e patate alle 10:30 più o meno di mattina. Ecco. Senti, poi a questo tipo di minestra io ho visto anche aggiungere, a parte la salsiccia, quindi la carne, Maria, anche dei pezzi, per esempio di cotenna, per dare un sapore ancora più forte. Sì, qua dipende. Come la vedi da... questa cosa? In questa no, io non la vado ad aggiungere perché appunto avendo già messo la carne di maiale che è abbastanza... È bella consistente. Sì, ecco. No, io di solito la cotenna la aggiungo nei legumi. Ah, ecco. Ci faccio un'ottima pasta e fagioli, sempre fatta a questa maniera, con la pasta cucinata nei legumi. È lì che ce la metto la cotenna. O anche nel minestrone, il nostro tipico minestrone, tutto ricco di tutte le verdure. E lì nel soffritto ci aggiungo anche la cotenna di maiale oppure un pezzo di prosciutto. Oh, io devo dire una cosa, no? Ci sono tantissime ricette che io vedo preparate in maniera molto elaborata con degli ingredienti a volte anche particolari che non sono proprio tipici della nostra cucina. Questo è un po' anche il risultato della società multirazziale in cui ormai ci troviamo a vivere, quindi le mescolanze degli odori, degli aromi, le spezie. Però io devo dirvi la verità, gli odori della cucina tipica pugliese, della cucina tipica con prodotti naturali, quindi non so, le patate, le zucchine, i peperoni, le melanzane, i pomodori, il basilico, il sedano, il prezzemolo, secondo me sono davvero ineguagliabili, sono straordinari come sapori e come odori. Io adoro la nostra cucina, adoro la cucina casereccia, per quanto apprezzo anche ovviamente certo, delle ricette un po' più particolari, sì, preparate. Sì. Sì. Bisogna, a me piace appunto variare, alcune volte fare magari delle ricette un pochettino più sofisticate, altre volte fare delle ricette più tradizionali. E non ci dimentichiamo poi che anche il piatto economico che noi abbiamo fatto, un piatto che è abbastanza ricco, che potrebbe essere un piatto tranquillamente unico. Esatto, un piatto unico, e però costo, al tempo stesso economico. Un costo veramente irrisorio. Irrisorio, esatto, perché consideriamo la farina, le due uova, cioè facciamo noi quattro calcoli e vediamo che con quattro persone in meno, ma che dico, 5 euro non esistono neanche. Abbiamo fatto un piatto che volendo, un piatto unico, abbiamo possiamo aggiungere un'insalata o un frutto e siamo a posto. Maria, senti, sulla quantità della carne, per esempio, si può aggiungere eventualmente
un po' di carne di maiale in più, proprio perché possa essere veramente un piatto unico, completo? Sì, io ho aggiunto un 200 grammi per 4 persone, proprio in considerazione magari di fare un secondo più semplice, però se uno vuole effettivamente fare un piatto unico, anche 300 grammi di macinato va a sostituire appunto un secondo. Uh-huh. E quindi abbiamo un piatto ancora più ricco, sia nel sapore che nelle proporzioni, e abbiamo eliminato il secondo, diciamo. Ecco, io direi che la pasta è quasi pronta. Il formaggio a me piace metterlo fuori dal fuoco, così non si cuoce, e quindi decidi tu quando è pronto, eh? Sì, possiamo tranquillamente spegnere la... Ecco, è vera quella storia che anche se è pasta all'uovo deve salire a galla? Eh sì, l'abbiamo vista che in effetti sta venendo su. Mm-hmm. Ecco, vedi il gonfiore della pasta, poi come ti dicevo prima. Ecco, adesso che è pronta possiamo aggiungere il nostro formaggio. Ah, quindi tu mescoli tutto insieme, insomma, sì. Non fai che ogni commensale poi si serve mettendo... Io lo aggiungo insieme, poi nel momento in cui lo porto a tavola magari porto ancora del formaggio, chi ne volesse. Ecco. Senti, secondo me stamattina abbiamo presentato un'ottima ricetta e ti faccio una promessa, io questa cosa qui la farò a casa, la voglio proprio sperimentare con tipo di pasta e con questa pasta, perché quella è una cosa in cui non mi ci sono mai cimentata, la pasta fatta in casa, quindi... E come hai visto, in pochissimi minuti noi abbiamo steso una pasta all'uovo, anche semplice nel taglio, perché tante volte non è detto che dobbiamo per forza essere sofisticati. Con una semplice rotellina abbiamo dato anche una forma gradevole alla pasta. Vero. Che adesso andiamo a mettere nelle scodelle, in una... Ecco. Ecco, bellissimo. Puoi mettere lì, io vorrei... Ecco. Questa la possiamo anche spegnere, perché così non vai oltre la cottura. Qui sopra, chi ne volesse ancora, possiamo mettere il formaggio, però per me è abbastanza ricco, così anche di sapore. Ci stai? Ecco, vedete qua. La pasta è stata cucinata, vedete, questo è non è proprio una... come il brodo, diciamo, no, è un po' più cremoso. È un po' più cremoso, sì. Che viene dato appunto dalla cottura della pasta. Poi ci sono le patate, c'è il pomodoro, poi ovviamente, secondo me, come al solito, le ricette possono essere assolutamente personalizzate, quindi in teoria si potrebbe aggiungere un po' più di pomodoro, se vi piace un po' più colorata, certo. Oppure... Un po' più di salsiccia, come abbiamo detto prima. Oppure meno pomodoro, un po' più di patata. Beh, insomma, la base avete visto com'è, noi, no? Vi abbiamo dato la ricetta, esatto, base. Poi a voi la libera scelta. È chiaro, chiaro, chiaro. Bene, okay. Allora, siamo, mi pare, nei tempi perfetti. Quindi io voglio ringraziarti, Maria. Grazie per questa bellissima rentrée del Mattina Amica, visto che oggi ritorniamo alle nostre buone e sane abitudini. L'appuntamento con noi, anzi con me, è a domani mattina, mi raccomando non mancate, perché torneremo a parlare con il nostro amico urologo, a rispondere a tante domande che sono arrivate su un argomento importante come quello della cistite. E poi c'è una sorpresa, c'è una bellissima sorpresa. Grazie Maria, la ritroveremo invece tra qualche puntata, perché poi lunedì prossimo vedremo invece Gaia, e lì cominceremo a vedere queste cosine particolari. Sì, cominciamo a dedicarci per il carnevale. Ecco, al carnevale, quindi anche lì ci sarà da divertirsi, perché certo. Faremo vedere, insomma, la preparazione di questi dolci particolari che possono essere fatti tranquillamente in casa.
Bene, davvero tutto. Grazie Maria. Grazie a voi e grazie a tutti. Grazie a voi per la cortese attenzione. Vi aspetto domani mattina qui su Amica 9. E dove se no? Buona giornata.